Gentile collega, voglio presentarti le modalità di refertazione del nostro esame ecocardiografico. Nel corso, cioè, di questa nostra breve chiacchierata, vedrai quali sono le strutture che noi andiamo a ricercare nello studio del cuore e le modalità con le quali refertiamo il nostro studio del cuore fetale. È ovvio che l'esame deve partire mediante la valutazione della posizione del feto, in quanto sappiamo benissimo che il dorso anteriore è la nostra posizione preferibile, ma soprattutto vanno anche messe in risalto tutte quelle condizioni come l'obesità, come la gemellarità, che possono andare ad modificare ed influenzare la risoluzione ecografica dell'esame che stiamo andando a condurre. Viene valutato inizialmente il situs cardiaco ed il setto interlaterale. Viene cioè descritto mediante il V-MODE che ci troviamo di fronte a un situs solitus, che il cuore appare normalmente diviso in quattro camere e relativamente al setto interlaterale vanno individuati il setto primo, il setto secondo e la valvola del forame ovale che deve avere la sua regolare direzione dal lato destro al lato di sinistra. L'ampiezza della valvola del forame ovale può essere per maggiore sicurezza misurato, sapendo che la biometria normale del forame ovale è circa un terzo dell'intera ampiezza della comunicazione interlaterale, cioè dello spazio interlaterale. Una volta valutato il setto interventricolare, sappiamo che dobbiamo andare a valutare il setto interventricolare. Il setto va studiato e va descritto mediante la valutazione in quattro camere apicali ed in quattro camere trasversa per la valutazione dell'integrità della porzione muscolare posteriore del setto interventricolare e sull'asse lungo di sinistra per meglio evidenziare la porzione anteriore del setto interventricolare stesso. Una volta terminata la valutazione di entrambi i setti, passiamo allo studio delle valvole atrioventricolari. Dobbiamo verificare che i piani valvolari ovviamente siano ben distinti, siano ben separati, che i lembi valvolari mitralici e tricuspidali siano posti nella sede dove devono essere normalmente posti, con i lembi tricuspidali in posizione lievemente più apicale rispetto a quelli mitralici. Inoltre, è sempre buona norma andare a controllare e descrivere il regolare dinamismo dei lembi valvolari, cioè le valvole non devono essere fisse ipomobili ed anche da un punto di vista morfologico non devono esserci particolari iperecogenicità dei lembi valvolari. Una volta studiate le valvole atrioventricolari, cominciamo lo studio degli assi lunghi. Degli assi lunghi cosa dobbiamo vedere? Innanzitutto la concordanza. Dobbiamo vedere, cioè, che vi sia una regolare concordanza non solo atrioventricolare che abbiamo visto mediante la valutazione del situs e dei piani valvolari, ma anche della concordanza ventricolo-arteriosa, e cioè che la continuità in uscita del ventricolo destro sia costituita dall'arteria polmonare e viceversa dal ventricolo sinistro costituita dall'aorta ascendente. Di questi grossi vasi, aorta ascendente e arteria polmonare, va inoltre valutata l'orientamento. Sappiamo che deve esserci un incrocio dei vasi, altrimenti ci troviamo di fronte a un quadro di trasposizione, e inoltre sappiamo anche che l'arteria polmonare
ha una dimensione che è lievemente superiore rispetto a quello dell'aorta, che è di circa 1,1. Quindi valutazione dell'emergenza dei grossi vasi dalle camere ventricolari per valutare la concordanza ventricolo-arteriosa. Calcolare, vedere ed evidenziare l'orientamento e il corretto posizionamento e crossing di entrambi i vasi e valutare le dimensioni per verificare che non vi siano significative discrepanze tra le dimensioni di un vaso rispetto all'altro. Recentemente abbiamo introdotto nel nostro referto e nel nostro studio ecocardiografico anche la sezione mediastinica alta, quella che viene chiamata sezione mediastinica dei tre vasi, in cui si va a valutare il regolare profilo orientamento dell'arteria polmonare, dell'aorta ascendente e della vena cava superiore. Una volta studiate queste strutture, andiamo ad evidenziare l'arco dell'aorta con possibilmente l'emergenza dei vasi del collo e della testa e l'arco duttale, che sappiamo avere una forma lievemente meno arcuata rispetto all'arca aortica e deve avere la sua direzione ben precisa di tipo destro-sinistro, senza cioè che vi sia inversione del flusso nel dotto. Si va poi a controllare che vi siano regolari ritorni venosi polmonari in atrio sinistro e regolari ritorni venosi sistemici in atrio destro, mediante la sezione longitudinale delle vene cave superiore e inferiore per quello che riguarda i ritorni venosi e della quattrocamera apicale per quanto riguarda i ritorni polmonari in atrio sinistro. Non dimentichiamo di valutare l'eventuale incremento delle dimensioni del cuore rispetto al torace mediante la valutazione dell'indice cardiotoracico, di valutare la regolare inclinazione di 45 gradi dell'asse cardiaco verso sinistra e di verificare che non vi siano versamenti pericardici. La valutazione dell'M-Mode ci consente di mettere in risalto la presenza di eventuali aritmie. È inoltre possibile, mediante l'M-Mode, calcolare in maniera molto precisa la frequenza cardiaca che viene qui descritta. Con il color Doppler verifichiamo che non ci siano rigurgiti transvalvolari, soprattutto a carico delle valvole atrioventricolari ed eventualmente turbolenze di flusso sulle semilunari aortiche e polmonari. Stesso dicasi per il pulsato, mediante il quale riusciamo, soprattutto sui grossi vasi, sulla arteria polmonare, sull'aorta ascendente, riusciamo a calcolare in maniera precisa anche la velocità con la quale il sangue emerge da detti vasi ed il tempo di accelerazione. Ed infine, in presenza ovviamente di un cuore sano, verrà detto nelle conclusioni che si tratta di regolare anatomia cardiaca con una normale dinamica valvolare, o viceversa, nei casi in cui vi sia una cardiopatia, si fa con le conclusioni una attenta e dettagliata descrizione del quadro ecografico riscontrato. Io vi ringrazio.